Salve a tutte, io sono Alice Bagni, ostetrica del puerperio del Policlinico di Modena. In questo momento il nostro paese si trova ad affrontare una situazione molto difficile e delicata, ma non preoccupatevi care mamme, perché noi ostetriche siamo sempre accanto a voi e ora più che mai resteremo unite. In questo breve video ci troveremo ad affrontare un discorso a noi molto caro, l'allattamento al seno. Tutto quello di cui ha bisogno il vostro piccolo alla nascita è essere protetto e accudito. E proprio al seno troverà il calore, la sicurezza, l'amore, la protezione, ma soprattutto un nutrimento per soddisfare il suo fabbisogno. Allattare è la persecuzione fisiologica del rapporto che si è creato tra voi e il vostro bambino durante la gravidanza. Sarà un momento ricco di emozioni che crea un legame intenso, aiutando voi e il vostro piccolo a conoscervi e a crescere insieme. E questa sarà la cosa più bella. Ma prima di parlarvi dell'allattamento al seno, comincerei col parlarvi dell'importanza del contatto pelle a pelle. Che cos'è il contatto pelle a pelle e quando avviene? Il contatto pelle a pelle arriverà subito dopo la nascita del vostro piccolo. È importante posizionare il vostro bambino nudo, disteso a pancia in giù sul vostro petto, anch'esso nudo. Una volta pelle a pelle sentirà il battito del vostro cuore, il vostro respiro e il vostro odore. Queste sensazioni sono per lui familiari e lo aiuteranno ad abituarsi alla vita extrauterina. Il contatto pelle a pelle gli permetterà di normalizzare e rendere stabile il suo battito cardiaco, la respirazione e il livello dello zucchero nel sangue. E grazie al calore del vostro corpo si riscalderà e questo calore lo aiuterà a mantenere la giusta temperatura. Il contatto pelle a pelle soprattutto aiuterà a conoscervi e a facilitare la cosa più importante, il primo attacco al seno. L'allattamento al seno è unico e ineguagliabile. I benefici per il vostro bambino sono molteplici. Riduce il rischio di infezioni respiratorie, urinarie e di otiti. Riduce il rischio di allergie ed asme. Riduce il rischio di diabete, obesità e previene le malattie cardiovascolari. Ma i benefici non sono solo per il vostro piccolo, care mamme, sono anche per voi, perché aiuta a perdere il peso accumulato durante la gravidanza, riduce il rischio dei sanguinamenti del postpartum e di alcune forme di tumore al seno, dell'endometrio e dell'ovaio. Riduce il rischio inoltre delle malattie cardiocircolatorie, ma non meno importante, è gratuito, è pratico ed è sempre pronto alla giusta temperatura. Molte neomamme si domandano: sarò capace, sarò in grado di allattare il mio bambino? La risposta che mi sento di darvi è sì, mamme. Anche se siete alla prima esperienza di allattamento, si hanno le competenze innate per farlo. La cosa che mi raccomando è di tenere da subito il bambino vicino a voi, sia di giorno che di notte. Questo vi aiuterà a conoscerlo e a capire quando ha fame. Ora guarderemo insieme alcune delle posizioni dell'allattamento. Partiamo dalla semireclinata. Questa posizione è adatta per la prima poppata, ma anche in qualsiasi altro momento. È un modo naturale e semplice per il bambino di esprimere le sue competenze innate di raggiungere il seno. Mettiti in una posizione semireclinata, né completamente sdraiata né completamente seduta, con la schiena sostenuta e rilassata. Il bambino a pancia in giù, che abbia le vie aeree libere, il collo, il bacino e le gambe siano in stretto contatto con il tuo corpo. In questa maniera il tuo corpo a sostenere il bambino. La posizione semireclinata non è l'unico modo per allattare. Puoi allattare in molti modi, l'importante è che tu ti senta comoda e rilassata e che tu ed il tuo bambino siate in una posizione che renda facile la poppata. Fai in modo che la tua schiena sia ben sostenuta. Potresti aiutarti con dei cuscini o delle coperte piegate. Parliamo quindi della posizione rugby. Tieni il tuo bambino rivolto verso di te, ben sostenuto, a contatto con il tuo corpo. Il bambino è sotto il braccio della mamma, con i piedini che puntano all'interno. La testa è a livello del tuo seno e con il naso, con il labbro superiore, proprio di fronte al capezzolo. All'inizio potresti trovare più confortevole una certa posizione, come per esempio stare seduta e utilizzare la posizione classica o posizione a culla, dove la testa del bambino poggia sull'avambraccio dello stesso lato del seno utilizzato. Qualsiasi posizione ti piaccia però utilizzare, il bambino dovrebbe sempre ottenere un attacco profondo, cioè con una porzione abbondante del seno in bocca e deglutire senza difficoltà, perché questo permette al tuo bambino di ottenere facilmente il latte. Un'altra posizione molto comoda, utilizzata soprattutto nelle ore notturne, è la posizione sdraiata, dove la mamma tiene il bambino sdraiato vicino a sé, la testa in asse con il tronco, pancia contro pancia.
Il ritmo delle suzioni varia durante la poppata, si passa da suzioni brevi e frequenti a suzioni meno frequenti, con movimenti della bocca ampi e profondi, talora intervallati da pause. Le domande più frequenti e comuni che mi vengono fatte durante il vostro periodo di degenza sono: quando arriva il latte, non avrò sufficienza per soddisfare il mio piccolo? Dovete sapere, care mamme, che la produzione inizia già dal sesto mese di gravidanza e nei giorni prima e dopo il parto il latte ha un colore giallo più o meno intenso. Questo prezioso primo latte, chiamiamolo così, si chiama in realtà colostro ed è un nutrimento fondamentale per il vostro bambino. È un elemento ricco di immunoglobuline, vitamine e di lattosio. Dal quinto al decimo giorno diventerà poi latte di transizione, dal colore lattiscente, per diventare poi nei giorni successivi latte maturo. Ed è per questo che nei primi giorni è fondamentale attaccare il vostro bambino con ritmi abbastanza serrati, non fare passare più di 2 ore e mezza da una poppata all'altra. Il vostro neonato calerà di peso ed è il calo cosiddetto calo fisiologico del neonato, per recuperarlo poi dal 7° al 14° giorno di vita. Da lì in poi diventerà un allattamento a richiesta, quindi in base alle esigenze del vostro bambino. Alcune mamme temono che i passi frequenti vogliono dire poca produzione di latte, ma dobbiamo pensare che nei giorni successivi al parto lo stomacchino del vostro bimbo ha le dimensioni di una ciliegia. Quando il piccolo è attaccato bene al seno, tutte le volte quanto a lungo lui desidera rimanerci attaccato al seno, tu mamma produrrai latte a sufficienza per le necessità e per sfamare il suo fabbisogno giornaliero. Ogni volta che il tuo bambino si attacca al seno e poppa, stimola la tua produzione di latte. Ed eccoci qui, care future mamme, alla fine del nostro breve video. Spero che sia stato di vostro gradimento. Concluderei dicendovi che un neonato ha solo 3 esigenze: il calore tra le braccia della sua mamma, il cibo dal suo seno e la sicurezza nella consapevolezza della sua presenza. L'allattamento al seno le soddisfa tutte e 3. Ricordatevi, andrà tutto bene.